Siamo alla Mondadori di Nocera Inferiore con Fabien Aiardi, che sta per presentare il suo ultimo nato, A Petricchio, Fazzi Editore. Che posto è A Petricchio? A Petricchio è un paesino piccolissimo che io ho collocato in Basilicata, ma in maniera convenzionale, però rappresenta un po' tutti i borghi italiani, ma non solo italiani, quindi potrebbe essere un paese delle Cinque Terre in Liguria, potrebbe essere un piccolo paesino del Veneto, ed è il nostro luogo del cuore, il nostro luogo del cuore che spesso coincide con le nostre origini, con la nostra infanzia, o comunque un posto dove siamo stati felici. A Petricchio ci sono solo 25 abitanti, si chiamano quasi tutti Rocco e non escono mai da questo paese da oltre 30 anni a causa di un ponte sgarrupato. Ci entrano solo 4 turisti bresciani, di cui la mamma ovviamente è un'emigrata di Petricchio, e ogni anno questa famiglia per 20 anni passa le sue estati, a volte gli inverni, a volte pure a Pasqua. A Petricchio che cos'è? A Petricchio, quindi è come dire a Bologna, a Benevento, a Nocera, a Verona, a Parigi. In questo libro è molto importante l'uso della lingua. Infatti tu alla fine del testo hai introdotto una sorta di glossario per chi non è di quel posto, comunque non è del sud e quindi può trovare qualche difficoltà, anche se specifici, e io sono d'accordo con te, che ci sono dei termini che perfettamente fanno capire cosa ci si riferisce. Il linguaggio, quanto il linguaggio ci dà un'identità? Secondo te? Il linguaggio è identità, è veramente un codice identitario. Non mi piace dire che è un libro in dialetto perché non lo è, perché è scritto in italiano, ma ogni tanto entrano delle parole, anche nella voce narrante, dialettali, che si basa un pochino sul dialetto lucano, ma a volte che io ho inventato, perché la lingua di Petricchio, il petricchiese, è una lingua a tutti gli effetti. Ed è una lingua che si può parlare solo lì, perché questo è appunto un paese che è isolato da 30 anni e sarebbe impensabile che parlasse un'altra lingua. Quindi è una lingua che si è forgiata sui suoi abitanti, è un lessico familiare, perché come insegnava Natalia Ginzburg, ci sono dei termini che appartengono alla più profonda memoria e spesso sono termini dialettali, perché il dialetto è la lingua dell'intimità, è la lingua della familiarità, è la lingua dell'incazzatura a volte. Sì, e quindi quando noi utilizziamo una parola in dialetto per dare un significato un po' più rotondo a quello che stiamo dicendo, e quindi i dialoghi, se sono tra due petricchiesi, ovviamente sono tutti in dialetto, ma succede che anche nella voce narrante io inserisco delle parole che funzionano meglio in quel contesto, ma che sono comunque comprensibili anche per il lettore dell'altissima Italia, ecco. Un altro focus importante è quello appunto legato ai luoghi, il ritornare in luoghi nei quali siamo forse cresciuti, abbiamo dei ricordi. Tu che ricordi hai dei tuoi luoghi dell'infanzia, che in questo libro sicuramente hai messo fuori, hai messo nero su bianco? Adesso insomma la mia infanzia è sempre più lontana, un pochino. Da un certo punto di vista la sto rivivendo grazie alla mia bambina che ha 5 anni e quindi anche lei sta trovando i suoi luoghi dell'infanzia, che sono diversi dai miei, no? Una volta le vacanze si facevano dai nonni, io avevo i nonni in Basilicata e quindi andavo in Basilicata. Che ricordi ho? Ho dei ricordi legati agli odori, ai sapori, alla cucina, tantissimo, alle persone. Però devo dire che sono lì, scolpiti nella pietra, forse per quello che l'ho chiamato A Petricchio, no? Perché la pietra è... tu prendi una pietra e non sai se ha 100 anni, 1000, 2000, 3000, lì, ferma, immobile, ti aspetta. Sono ricordi che mi porto dietro con grande tenerezza. A volte cerco di farli rivivere, questo è anche un po' un omaggio, no? Anche se è un romanzo veramente di fantasia, però ci sono piccole cose legate chiaramente alla mia infanzia, come succede a ogni scrittore, ed è un modo così di omaggiare un posto dove non sono andata più per 30 anni. Ci sono tornata lo scorso luglio e quando sono tornata era tale quale. Gli odori erano uguali,
non c'è più mia nonna, quindi i sapori delle cose che ho mangiato sono inevitabilmente diversi. Però ecco, quando ho rivisto, mi sono rivista piccola. E alla fine è un po' come diceva Scott Fitzgerald nel Grande Gatsby, siamo risospinti senza posa nel passato, anche se siamo barche controcorrente. Questo è molto vero. Sì, mi ritrovo nelle tue parole, anche perché io non sono lucana di origine, ma ho una suocera di quelle zone, quindi molte delle cose che tu hai descritto, inventandole di fantasia, io le ho vissute, le vivo, quando anche racconti che si torna ogni anno o ogni tot anni, e in un certo qual modo è come se dovessi ripristinare quel contatto, gli altri ti rifanno sempre le stesse domande, pur sapendo che chi sei. Esatto, sì. Poi considera che chiaramente, no, c'è... Io sono partita dalla realtà e ho inventato tutto il resto, certo. Perché funziona così, cioè perché c'è la solida realtà da cui parti e poi anche il luogo man mano lo cambi di continuo finché prende la sua strada, sia la storia, sia i personaggi, sia il luogo stesso. Io sono partita da un posto vero, che è la fontana. C'era davvero una fontana sì, nel borgo dove andavo, e l'ho descritta paro paro, e poi ho allargato, no, come se fosse un grandangolo, ho allargato un po' la visuale, e allargando la visuale è nato a Petricchio, ho inventato a Petricchio. Un'altra cosa che mi ha colpito del tuo libro è che tu alla fine fai questa domanda, che adesso io ribalto con le mie parole. Cioè, c'è un momento in cui si può scegliere di amare un posto, come si può scegliere di dimenticarlo. Io l'ho un po' trasformata in questa chiave, ci ho visto questo. E vorrei che aggiungessi qualcosa su questa considerazione. Allora, i posti si amano ma si rinnegano anche, si rinnegano per varie ragioni, anzi a rinnegare non è la parola corretta, ce ne si allontana e a volte ci si litiga perché succedono delle cose, come succede a Petricchio. A un certo punto succede qualcosa di forte che fa allontanare i protagonisti per altri 20 anni, perché si va via da un posto, soprattutto il posto legato alle origini, che ci lega alle nostre origini, perché una volta si faceva per necessità. Quindi le emigrazioni, è una storia che parla anche di emigrazione, quindi per necessità, per una vita migliore, per trovare lavoro, no? La Basilicata è comunque una regione che anche geograficamente è fuori da tante rotte, anche ancora oggi. Purtroppo sì. Come tanti paesi dell'entroterra. O se ne va via, si va via per curiosità, come fa Ulisse. Infatti. E poi c'è questa spinta, no, insopprimibile di andar via, e quasi ti dimentichi, e poi succede che a un certo punto senti una nostalgia lancinante. Spesso questa cosa accade quando sei in un momento di difficoltà. Quando sei in un momento di difficoltà, di solito l'essere umano non cerca, spesso un altro essere umano cerca un luogo. No? Quando hai bisogno di pensare, quando hai bisogno di riflettere, di far decantare un'emozione, io cerco un luogo. E quindi succede che a un certo punto devi farci pace, anche se ci hai litigato con quel posto. Ultimissima domanda: cos'è per te la scrittura? Una domanda che faccio spesso a molti autori, perché mi incuriosisce avere la loro risposta. Ma la scrittura, innanzitutto, per me è un grande divertimento. Me ne sono accorta in questo libro. È un libro. Grande divertimento. Io continuerò a scrivere finché mi divertirò. E continuerò a scrivere storie che mi chiamano. Non scriverò mai storie su, così, a richiesta, seguendo leggi di marketing. Poi certamente è ovvio che ogni scrittore vuole vendere, vuole che la sua storia arrivi il più possibile. Però questo non è un libro apparentemente facile, perché ha un titolo già un po' ambizioso, perché una persona una volta mi ha detto: ah, ma a me la cosa in dialetto mi fa un po' paura. Io ho detto: ma nessuno deve avere paura di un libro. Quindi la scrittura è divertimento, è riuscire a far trovare nei lettori un pezzo della loro storia, perché noi riempiamo della nostra storia quello che stiamo leggendo, no? Quindi un'immedesimazione. Poter andare in giro come oggi, insomma, girare, conoscere le storie dei lettori che si intersecano alla mia, chiacchierare con i lettori che a loro volta mi danno degli spunti, delle riflessioni a cui magari non avevo pensato sul mio testo. Ed è questo andare in giro, questo
conoscere, parlare, chiacchierare su una storia già scritta che spesso mi fa nascere l'idea per scriverne una nuova. Perché, come dicevo prima, è proprio la realtà, sono le persone che incontriamo e quindi questo. Grazie Fabienne. Grazie a te. E aspettiamo la tua presentazione, quindi Fabienne Aiardi, a Petricchio, Fazzi Editore. Grazie.